Salve, gente, sono Jake, Tricatena Pisa, benvenuti in questo video di Dark Souls 3. Abbiamo qui questo ciccione super buffato. E quindi abbiamo due opzioni. L'opzione 1 è di usare il legame e farlo combattere per noi. L'opzione 2 è di affanculo, affrontarlo in maniera leale e ce l'abbiamo fatta. Pensavo che sarebbe stato buffato e curato all'infinito da quest'altro stronzo qua, ma non è accaduto perché si era allontanato. E sono anche sorpreso del fatto che il fuoco lo rallentava. Inoltre, mentre aveva l'Hyper Armor, che stava praticamente per spararci una super spadata, siamo riusciti con due colpi a bloccarlo, quindi significa che anche l'Hyper Armor può essere superata. Vabbè, abbiamo capito. Dai, forza, attacca. Ti ammazzo male. Statue, tombe, cose, oggetto. Tante belle brace, dai, dai, usiamo questa brace, va. Così magari veniamo simpaticamente invasi. Oppure veniamo evocati, cosa ancora più fastidiosa. Divertente se veniamo invasi e uso legame per farmi aiutare. Perché lì c'è quell'ombra? Ah, non perché siamo stati invasi, ma perché c'è un boss. Così, direttamente. La medaglia solare. È questo tipo di medaglia o... Che cazzo? Può essere uno scudo. Controlliamo negli oggetti. Che diavolo? Ah. Non è nemmeno un anello. Ah, ecco. Medaglia assegnata. Ah, ah, ok. Vabbè. Semplice ascensore. Scende, sale, che fa? Scende. Scende abbastanza in profondità. Sembra non ci sia nulla intorno. Mamma mia, quanto in profondità. Mio Dio, si è fermato. Ok, vediamo qua intorno cosa abbiamo. Perché non attacco? Ok. C'è una stupida porta di legno, dai. Ah, ecco, qua siamo nell'altro lato. Una scala. Magari c'è un metodo meno rozzo per scendere di sotto. Da qui andiamo nell'altro lato. Tutto
queste biforcazioni non mi piacciono. Allora, possiamo andare di là, scendere di sotto, andare verso il boss e persino in quella direzione. Vabbè, intanto spostiamoci di qua. Rolla, rolla. Merda. Bastardi, mi fanno le combo. Allora. Cazzo. No, così non ci siamo. Ok. Cornuto. Vabbè. Abbiamo spalmato pezzi di questi non morti nel muro. Altra scala. Sembra tutto abbastanza tranquillo. Ah. Pieno di valutazioni, ma in realtà non c'è nessuna parete. Com'è possibile? Vabbè, saranno idioti quelli che l'hanno valutato, senza nemmeno controllare, suppongo. Forse sono idiota io. Anello del cavaliere. Altro messaggio. Incontro fortuito più avanti, quindi l'aumento di fedeltà. Molto valutato questo messaggio, ma forse non devo attaccarlo subito. Allora, intanto voglio vedere quell'anello del cavaliere cos'è. Aumenta la forza di 5. Ok. Quindi questi anelli così ci aumentano le varie statistiche. Ok, vediamo cosa succede più avanti. Forse se non avessi ucciso le vivenne avrebbero lanciato le fiamme. Chissà. Bubusettete! È il momento di fedeltà. Questa è la fedeltà. Liscio clamoroso. Posso backstabbarli? Sì. Già l'avevo fatto, vero? Massimo effetto al minor prezzo. Ok, abbiamo riaperto questa porta, questo shortcut. E qua? Wow! Wow, è la zona del patto! Un po' distrutta, come chissà, magari offrendo gli oggetti pian piano si ricostruisce o qualcosa del genere. Amico? Nemico? Amico. Vabbè, ragazzi, abbiamo raggiunto quest'altro punto. Rimane quel mistero di quella parte alta. Magari provo a ricontrollare dopo. Questo video lo possiamo chiudere qui. E ci vediamo nel prossimo in cui ci getteremo qua sotto. E poi ci avanzeremo anche in quella direzione. Saluti da Catena Pisa.